La banda larga Lepida arriva nella Valmarecchia, presentata all'interno della sede provinciale di Rimini, la nuova rete che permetterà ai 7 comuni da poco entrati nella regione Emilia-Romagna di usufruire di una connessione più veloce e vicina alle esigenze e richieste del cittadino. Attraverso questa rete vengono erogati numerosi servizi di accesso e di servizio appunto ai comuni, in modo tale che i comuni possano erogare i loro servizi. Parlo di accesso alla motorizzazione, accesso alle banche dati, il collegamento di tutti i centri per l'impiego e quant'altro. Con la legge 117 del 15 agosto la regione Emilia-Romagna si è allargata e quindi si pone il tema di estendere questa rete già attiva in Emilia-Romagna anche ai nuovi territori. Quindi cittadini che abitano in zone densamente popolate in cui ci sono più operatori che offrono servizi sono avvantaggiati e il problema per i cittadini invece che abitano in zone poco densamente popolate è quello il problema del digital, il tema del digital divide, cioè il rischio di emarginazione digitale. Per questo motivo la pubblica amministrazione cerca di sensibilizzare gli operatori affinché investano in questi territori. Tra le preoccupazioni sia della provincia ma anche della regione Emilia-Romagna dell'arrivo dei nuovi 7 comuni, evidentemente non ci sono solo le strade di asfalto ma ci sono anche le strade telematiche, perché quanto prima riusciremo a collegare con noi anche le istituzioni pubbliche, perché appunto l'Epida è una rete privata pubblica, quindi non facciamo concorrenza ai privati che hanno comunque il loro mercato, ma a livello di enti pubblici abbiamo la responsabilità e il dovere di essere il più vicini possibili in tempo reale, così come oggi la tecnologia ci permette.